Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con il rotocalco settimanale Obiettivo Agricoltura. Apriamo il mese di maggio con un'importante manifestazione. Siamo dunque a Cavour nel Torinese per la ventesima edizione della Cavour Carne Razza Piemontese. A Cavour sabato pomeriggio 27 aprile è stata inaugurata la ventesima edizione di Cavour carne di razza piemontese, una scommessa vinta grazie ad un gioco di squadra che vede lavorare in sinergia amministratori locali, allevatori, macellai, ristoratori, istituzioni e ben coordinati dalla Pro Cavour. Subito dopo l'inaugurazione il pubblico ha visitato la mostra zootecnica regionale con bovini provenienti da 18 allevamenti della zona. L'ala del gusto ha servito pranzi e cene con menù a base di carne di piemontese e anche i ristoranti di Cavour hanno proposto menù a base di carne della pregiata razza bovina piemontese. Anche quest'anno Coldiretti Torino partecipa alla fiera della carne di Cavour, un appuntamento ormai imprescindibile a cui Coldiretti partecipa da diversi anni un momento per far conoscere le eccellenze del territorio sulla carne, che sono ovviamente insieme alle mele. Eh, il fiore lo chiedo di questo areale, non è solo Cavour, ma è tutta l'area del Pinerolese che si contraddistingue sia per la parte frutticola, sia per l'allevamento dell della razza piemontese e molte altre attività. Cavour, poi in particolare, dobbiamo ringraziare l'amministrazione che da sempre valorizza queste iniziative e aiuta a far conoscere ai consumatori, ai cittadini, quelle che sono le eccellenze dell'azienda agricola. Aziende agricole protagoniste in fiera, eh, insieme ovviamente agli allevatori che sono la parte principale ovviamente della mostra, che insieme a Naborapi, all'Arap e alla sezione ovviamente della razza piemontese sono presenti qui oggi. Poi ci sarà l'appuntamento con il mercato di Campagna Amica presente durante la tre giorni della manifestazione, quindi ancora una volta a Cavour è un momento sicuramente importante per valorizzare l'agricoltura e l'allevamento di razza piemontese di tutto il territorio penolese e direi di tutta la provincia di Torino. Siamo qui a Cavour per questa rassegna della carne di razza piemontese, abbiamo qui dietro i loro esponenti. Cavour mi dicono che è il secondo comune come importanza numero di allevamenti, il primo è Cuneo che ha circa 150 aziende di allevatori piemontese, Cavour ne ha ben 75 con circa 5.000 capi, quindi è una... Eh, come dire, è sostanziosa ecco, come, eh, come città, ma non solo Cavour ma anche tutto l'Entourage, i comuni vicini da Villafranca, Bibiana, sono appunto comuni dove la razza piemontese è di casa. E, mh, le aziende tra l'altro sono delle aziende ben strutturate, molte hanno anche la vendita diretta, quindi diciamo che è un settore economico. In pieno sviluppo e un settore economico importante per la zona. Qui sono esposti così a occhio, non li abbiamo contati, ma saranno 150 capi eh, all'incirca, ci sono tutte le categorie: dai vitelli piccoli alle vacche adulte, ai tori, ai vitelloni anche da macello. Ho visto laggiù c'è un manzo, anche un bue. Quindi, insomma, tutte le categorie della piemontese. Sono rappresentate. È molto ben, hanno lavorato molto bene l'ARA e il comune di Cavour a montare, a montare le strutture e quindi siamo qui in attesa del, del pubblico che sarà numerosissimo, in particolare domani che è domenica. E quindi potrà vedere gli animali ma soprattutto potrà andare a fare acquisti nelle macellerie o mangiare nei ristoranti. Dietro a queste esposizioni di animali c'è un grande lavoro, prima di tutto degli allevatori, insomma, gli allevatori a casa loro che hanno questi animali e che li preparano per le mostre. Ci sta dietro il lavoro degli allevatori, ma ci sta dietro un lavoro della selezione. Perché? Perché il bestiame bisogna migliorarlo, bisogna adattarlo a quelle che sono le necessità adesso anche del consumatore. Così nel latte si lavora per ottenere una buona qualità del latte e nella carne si lavora per ottenere sia della carne di ottima qualità, ma soprattutto in questo momento si vuole una razza che potremmo dire in modo semplice più facile da allevare. Eh, sovente si parla di, di sicurezza di, ehm, per quanto riguarda gli animali, del benessere animale, eh, guardiamo sì il benessere animale ma anche il benessere dell'allevatore, di chi ci deve lavorare con gli allevatori e quindi l'impegno eh, degli allevatori e delle loro associazioni è quello proprio di lavorare per il benessere e degli animali ma... Ottenendo il benessere degli animali si ottiene il benessere degli allevatori. Questo come si traduce? Si traduce in una razza che partorisce più con facilità, quindi che praticamente non ha bisogno di assistenza al parto, con degli animali che siano più tranquilli, più gestibili e questo miglioramento si fa lavorando insieme. È per questo motivo che esistono le associazioni allevatori. Qui in Piemonte c'è l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte e per la piemontese c'è la Naborapi, che ha sede in Carru e si occupa appunto di migliorare questo bestiame. 3 milioni di euro per i piani forestali e aziendali. Nel cuneese riceveranno il contributo sette richieste per un importo complessivo erogato di 1.418.000 euro. I tecnici regionali del settore foreste hanno approvato la graduatoria del bando riguardante l'operazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, piani forestali e strumenti equivalenti. Si tratta del sostegno alla stesura dei piani forestali locali e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale. Il bando aveva come beneficiari gruppi di cooperazione, costituiti da almeno due soggetti pubblici o privati, con una durata minima dell'attività di cinque anni. Potevano farne parte operatori del comparto forestale, della filiera del legno, enti locali, proprietari di superfici forestali, enti gestori di aree protette. La stesura dei piani doveva avvenire solo all'interno di una forma di gestione forestale associata che lavorasse in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale. Sono state presentate 16 domande dichiarate tutte ammissibili, però le risorse disponibili, 3 milioni, hanno consentito di sostenere totalmente, in base ai costi, le prime 13 in graduatoria, parzialmente la 14. Nel Cunese riceveranno il contributo la Ledoga SRL di San Michele Mondovì, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, l'Unione Montana Valle Varaita e delle Valli Moregalesi, il Consorzio Forestale Monte Armetta di Ormea, il comune di Garessi e l'Unione Montana Valle Maira. Le altre risorse andranno al Comune di Caprezzo nel Verbano Cusiossola, all'Associazione Forestale dei Due Laghi di Novara, alla partecipazione dei Boschi di Trino nel Vercellese, al comune di Caravino nel Torinese, all'Associazione Monte Rosa Foresta in provincia di Vercelli, all'amministrazione Seppe parata dei beni civici di Buttonio nel VCO, infine al Consorzio Forestale Montagne Biellesi di Biella. Da Cavour invece ci spostiamo a Torino presso la città metropolitana per presentarvi l'ambizioso progetto Carota. La cooperativa Pachkanka, assieme alla Fondazione della Comunità di Mirafiori e all'Associazione Coefficiente Clorofilla per Orti Generali, hanno presentato un progetto di integrazione sociale attraverso la realizzazione di una rete di servizi di ristorazione sociale politiche attive e agricoltura urbana. È nato così il progetto CAROTA, acronimo di Cibo, Agricoltura, Rete, Occupazione, Territorio, Aggregazione, che ha come obiettivo di generare un modello sostenibile di welfare attraverso il realizzo di un sistema di servizi integrati di contrasto alle povertà nel quartiere Mirafiori Sud. Pasti sospesi offerti all'interno della locanda del parco per cittadini in condizione di bisogno. Sportelli sociali, ascolto, lavoro, educazione finanziaria che intercettino i bisogni e forniscano risposte. Creazione di urti urbani con funzione di sostegno al reddito per persone in difficoltà. Il progetto è stato ammesso al percorso di accompagnamento e finanziamento Torino Social Factory nell'ambito del programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 e ha ottenuto sostegno della città di Torino. A conclusione di questa filiera integrata di servizi alla comunità si trova la locanda nel parco, strutturata con una grande sala da pranzo, dove si possono consumare paste di qualità a prezzi accessibili, grazie al fatto che utilizza anche prodotti provenienti dall'invenduto dei mercati rionali, dalle eccedenze alimentari della grande distribuzione e dalle donazioni dei commercianti locali raccolte costantemente dai volontari. Il progetto Carota eh, è all'interno del, del PON, quindi del Piano Operativo Nazionale, eh, che è una linea di finanziamento eh, della città di Torino e della, della Comunità Europea. Eh, Pacianca eh, è uno dei vincitori di questo bando che si occupa di contrasto alla marginalità socio-economica e al disagio su eh, quartieri in eh, periferia. Eh, della, della città di Torino, eh, quindi Cooperativa Pacianca ha eh, vinto una, una parte di accompagnamento e poi un sostegno finanziario da parte del, della città di Torino e eh, di Torino Social Factory, e arriviamo ad oggi all'inaugurazione del progetto. Ci troviamo all'interno della locanda nel parco, eh, nel parco Colonnetti, eh, nel complesso della casa nel parco di fondazione di comunità Mirafieri Sud e mm, il progetto Carota si occupa di, eh, è una filiera di contrasto alle povertà che sono sia socio-economiche che anche umane. Per cui facciamo una parte di progetto negli orti, con la creazione di orti collettivi e orti solidali destinati a persone che non se lo possono permettere, con un accompagnamento anche di, di, or di orticoltura, quindi di, di formazione su orticoltura urbana. Una parte di ehm, servizi e sportelli al cittadino, quindi lo sportello di educazione finanziaria, lo sportello sociale e lo sportello al lavoro con Casa del Lavoro che è l'agenzia accreditata di Cooperativa Pacianca. E poi una parte di pasti a, a clienti che non pagano, eh, grazie al recupero degli invenduti del territorio, quindi invenduti eccedenze alimentari della grande distribuzione, dei commerci locali, dei mercati rionali, e, che vengono trasformati nelle nostre cucine e vengono eh, destinati, eh, oltre ai clienti paganti, una parte a persone che invece non, non pagano e vengono a mangiare eh, con tutti gli altri è un locale aperto a tutti al quartiere, una, è una ristorazione della casa di una casa del quartiere per cui eh, le persone possono contribuire al progetto venendo a mangiare, organizzando feste e anche prestando opera volontaria, quindi stiamo cercando volontari in tutti i progetti, quindi negli orti, negli sportelli, nel recupero degli invenduti e anche qui con noi in cucina. Eh, questo progetto funziona grazie a tutti gli attori del territorio, quindi è sostenibile, anche i pasti sospesi sono sostenibili grazie a tutti gli attori del territorio, ai mercati, ai commerci locali, alla grande distribuzione, ai volontari che prestano appunto, il loro tempo e spesso anche i loro mezzi per andare a recuperare, per coltivare gli orti, per sistemare e riqualificare le zone eh, lungo il Sangone e, ehm, e ci aiutano anche negli sportelli sociali. Agli attori eh, quali enti locali, associazioni cittadine, le parrocchie, i servizi sociali che eh, mh, aiutano anche eh, all'invio dei beneficiari e quindi a spargere un po' la voce e coinvolgere tutte le fette della popolazione. Il progetto si sostiene grazie anche ai clienti che mh, vengono a mangiare nel nostro locale e che coltivano gli orti eh, pagando una retta mensile ad orti generali e al eh, contributo ovviamente di Pommetro. Fondazione Mirafiori è una fondazione di comunità, l'unica fondazione di comunità presente a Torino, si occupa di promuovere e sostenere attività e interventi rivolti ai cittadini di Mirafiori Sud e all'intero quartiere di Mirafiori Sud. Partecipa insieme alla cooperativa Pacianca e eh, all'associazione Coefficiente Clorofilla al progetto eh, Carota in un'ottica di eh, integrazione eh, dei servizi e degli interventi presenti sul territorio, eh, in un'ottica di eh, sostegno alla realizzazione di un sistema integrato di servizi eh, e iniziative per cittadini in condizioni di vulnerabilità eh, economica. Anche eh, temporanea. All'interno del progetto Carota accoglie presso la Casa Nel Parco che è la sede della Fondazione Mirafiori, oltre che ad essere la casa del quartiere di Mirafiori Sud, appunto accoglie tre sportelli eh, gratuiti aperti al cittadino eh, che offrono informazioni, orientamento e accompagnamento su, su temi di salute su temi sociali, su temi economici e sul tema della casa e del lavoro. L'associazione attraverso il progetto Orti Generali partecipa al progetto Carota e Orti Generali è un progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree agricole residuali qua a Miraferi Sud e partecipa al progetto con due azioni. La prima è la disposizione di orti urbani solidali per persone poco meno abbienti, in modo che questa attività sia una possibilità di autoproduzione di beni primari, ma anche per i disoccupati eh, la possibilità di acquisire nuove competenze. E la seconda azione collegata in realtà a questi orti solidali è invece la gestione di un orto collettivo tra tutti questi ortolani solidali per la produzione invece di ortaggi che verranno donati alla locanda nel parco per i pasti donati che loro produrranno sempre all'interno di questo progetto. Continuiamo a Rotocalco Obiettivo Agricoltura, spostandoci nella vicina Liguria, per presentarvi il progetto Educhiamo alla sostenibilità. E poi, invece, daremo ampio spazio all'Associazione e Vedremo insieme come è nata, quando è nata e, soprattutto, quali sono le sue finalità. Educhiamo la sostenibilità è il progetto portato avanti dagli alunni della sezione verde della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De André di Albissola Marina, grazie al supporto di Coldoretti Savona e la collaborazione delle aziende agricole della zona, tra cui l'azienda Paolo Calcagno di Cile Ligure. Il progetto, attraverso la sua articolazione triennale, si propone di educare i giovani al concetto di sostenibilità attraverso lezioni in aula e visite in azienda, importante momento di ricerca di risposte ai quesiti di partenza. In azienda è infatti possibile supportare i macro temi scelti per i ragazzi, tra cui l'uso sostenibile della risorsa acqua, l'ecosostenibilità in azienda e le maggiori metodologie agricole del territorio. Il tutto è teso a formare dei futuri adulti consapevoli del loro territorio e rispettosi dell'ambiente. Siamo ad Albissola Marina con Lucia Bosoni, l'insegnante di lettere della scuola media Fabrizio De Andrè, della sezione verde, che ci presenta il progetto Edu chiama la sostenibilità portato avanti con l'azienda agricola Calcagno Paolo. A partire da quest'anno scolastico, ehm, si è deciso eh, di attivare sulla sezione B, denominata sezione. Verde il progetto Educhiamo alla sostenibilità. Si vuole educare i ragazzi ad un concetto di sostenibilità a 360 gradi. Le visite che abbiamo effettuato in azienda, in particolar modo appunto all'azienda Calcagno di Cele Ligure, hanno dato la possibilità ai nostri ragazzi di andare a ritrovare delle risposte, risposte a grandi quesiti che ci siamo posti inizialmente. Affrontando macro temi come, ad esempio, il tema dell'acqua. Insomma, attraverso questo progetto, si vogliono accompagnare diciamo così, i ragazzi, che saranno i futuri adulti, eh, ad affrontare le sfide del futuro, le grandi sfide del nostro pianeta. Eh, ad esempio con i ragazzi delle classi terze abbiamo letto, abbiamo sviscerato gli articoli dell'agenda 2030 e abbiamo chiesto loro di, a ciascuno di loro di adottare uno di questi articoli e di trovare appunto, eventuali soluzioni eh, recuperando spunti da tutte le attività che svolgiamo in classe e fuori dalla classe eh, attraverso la collaborazione di Coldiretti Savona. Siamo con Simone Calcagno dell'azienda Calcagno Paolo, società agricola SRL che ci presenta la sua azienda. Buongiorno a tutti, lavoro nella azienda di famiglia dove produciamo eh, basilico genovese DOP anche eh, ortaggi di stagione. Il nostro basilico noi lo produciamo seguendo il, il disciplinare della DOP, è una produzione a basso impatto ambientale perché utilizziamo prima di tutto per riscaldare le serre durante il periodo invernale una caldaia eh, a biomassa che scalda eh, cippato, eh, che è legna vergine, che è del territorio e poi non usiamo eh, prodotti chimici eh, o diserbanti per proteggere il, nostro, il basilico. Quali altre attività fate oltre a quella agricola? Lavoriamo molto con le scuole della zona che vengono eh, a conoscere la nostra azienda e in questo contesto collaboriamo con la scuola eh, media di Albissola Mare, sono dove, dove sono già venuti due volte nella nostra azienda qua di Celle, a vedere la produzione di basilico e poi ci sarà un altro incontro a maggio, dove eh, l'incontro avverrà a Varazze e vedremo la eh, nostra produzione di eh, verdura. Aspromiele, associazione regionale produttori apistici del Piemonte, è stata fondata a Torino nel 1985 e riconosciuta dalla Regione Piemonte nel settembre 1986. L'associazione svolge principalmente la sua attività nella Regione Piemonte in favore e in rappresentanza del settore del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura piemontese. Associa oltre 3.000 apicoltori piemontesi. A sede in tutte le province conta 13 tecnici apistici. In questa intervista il tecnico Luca Alias presenta gli obiettivi portati avanti da Aspromiele Piemonte. Tra le novità c'è il biomonitoraggio che prevede l'utilizzo delle api quali sentinelle indicatrici del buon stato di salute dell'ambiente. Tra i servizi l'incentivo dell'uso di semi per uso mellifero previsti dalla PAC, politica agricola comunitaria, nell'ambito del sit-aside. Aspromiele è l'associazione regionale che si occupa degli apicoltori in Piemonte e ha raggiunto dei, una consistenza importante in quanto sono oltre 3.000 soci che fanno riferimento a questa associazione e Aspromiele si, si adopera per promuovere la salute delle api e i prodotti dell'alveare. In modo particolare eh, vengono eh, dati dei consigli per tutti i parassiti che riguardano le api, in modo particolare la varroa, e parassita che è arrivato molti anni fa e continua adesso a fare tanti, tanti danni all'apicoltura. Inoltre viene tutelato il prodotto miele cercando di fare dei percorsi insieme agli apicoltori per avere sempre un prodotto di alta qualità e in modo particolare si incentivano le produzioni con certificazione biologica. Aspromiele è composta da 13 tecnici che operano su tutto il territorio regionale, in tutte le province è presente una sede e vengono dati numerosi servizi. Da alcuni anni viene dato anche il servizio per l'anagrafia apistica, che è un regolamento nuovo che obbliga gli apicoltori tutti gli anni a censirsi. Tra i servizi che da Aspromiele sono presenti: da quest'anno in modo particolare un servizio di biomonitoraggio che è iniziato già l'anno scorso, quest'anno si è ampliato e questo servizio prevede l'utilizzo delle api come sentinella dell'ambiente. Viene utilizzato da eh, numerose associazioni, in modo particolare associazioni che si occupano di viticoltura, per dimostrare che l'ambiente in cui producono è un ambiente sano, genuino e dove possono vivere anche le api. Eh, sono presenti delle collaborazioni anche con eh, l'Università di Torino e poi altre realtà eh, del, del Piemonte che ritengono che l'ape sia un insetto molto importante. Un'altra iniziativa che abbiamo iniziato quest'anno è quella della promozione dei semi per uso mellifero in quanto la PAC prevede la possibilità di seminare la facelia e questo permette la riduzione per alcune aziende della superficie set aside. Sono in questo elenco di piante che promuoviamo, oltre alla facelia, è presente il grano saraceno, dei miscugli specifici per l'apicoltura e inoltre abbiamo la presenza dell'erba medica. Per saperne di più su Aspromiele si può navigare nel sito www.aspromiele.it. Ed ora invece ci occupiamo in modo particolare del Made in Italy, Made in Piemonte attraverso i suoi prodotti tipici di qualità. Lo facciamo andando alla scoperta delle botteghe al mercato centrale di Torino. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il Mercato Centrale Torino, così come per Firenze e Roma, anche per la città della Mole Antonelliana, la location scelta per il mercato, il centro palatino, si inserisce in una zona in piena riqualificazione, il quartiere Porta Palazzo, per riproporre a torinesi e turisti un luogo da vivere e condividere nel segno della bontà elementare e del Made in Italy. Dopo il servizio di inaugurazione del Mercato Centrale di Torino proposto la scorsa settimana, ora vi presentiamo alcune intervista ai protagonisti delle botteghe site al piano terra che propongono cibo made in Piemonte e made in Italy. Il fritto dorato e fragrante di Martino Bellincampi, tra tradizione romana e piemontese. Abbiamo cominciato quattro anni fa un progetto che si chiama Pastella. Il progetto è friggere. La cultura gastronomica italiana è molto bella, molto interessante e va raccontata sia in Italia che all'estero. E questo è un po' il nostro la nostra idea diciamo qui a torino e specialmente in piemonte c'è una cultura gastronomica diffusa molto interessante eh, la natura offre un'eterogeneità di prodotti veramente ricca forse anche più del lazio che è il luogo da dove provengo quindi sono molto contento di venire qua a friggere con pastella a roma abbiamo un piatto meraviglioso di cibo La strada che è il suppli che sarebbe un risotto che viene panato e fritto e al centro viene messa la mozzarella. Questo è forse il nostro prodotto più divertente, più interessante. Oltre a questo, poi facciamo tante altre cose come le patate fritte, il pollo fritto, la provola fritta, e poi in eh, Piemonte c'è il fritto misto alla piemontese, e naturalmente insomma, sarà il nostro onore provarlo a interpretare. La famiglia Favigno con la carne allevata in Toscana nel pieno rispetto del benessere animale. Noi siamo degli allevatori che siamo nell'Appennino tosco-emiliano, alleviamo la chianina, la fassona piemontese, ma il nostro forte è la cinta senese. Noi siamo degli allevatori trasformatori, perché non ci dedichiamo soltanto a allevare, ma siamo anche di pochi allevatori che trasformano. Tutta la nostra salumeria è fatta con tutto prodotto chilometro zero e tutto biologico artigianale. Qual è il vostro piatto forte? Allora, eh, la cinta, la cinta senese, per, cioè il suino per eccellenza, eh, con il suo grasso particolare, con, cioè, per me... E' tutto, cioè, poi ce l'abbiamo sicuramente, tante altre cose buone perché noi tutti i nostri allevamenti sono all'interno del BUF e come le dicevo prima trasformiamo tutto quello che alleviamo. Il tartufo di Luciano Savini, esaltato dalla conoscenza gastronomica di Aurelio Barbero. Sono a Torino con la voglia di diffondere la cultura del tartufo. In realtà, a Torino, il Piemonte tutto ha cominciato per primo a diffondere la promozione di questo fantastico prodotto che è un Made in Italy molto forte, un Made in Italy molto forte, che marca in maniera importante i diversi territori. In realtà, qua a Torino, il nostro sapere, il nostro mestiere è quello di selezionare il meglio del nostro territorio italiano, qua a Torino eh, selezioneremo il tartufo bianco di alba con i tartufai piemontesi, con la famiglia Barbero eh, abbineremo il nostro miglior tartufo italiano eh, da diverse parti d'Italia alla gastronomia piemontese, da qui nasce il matrimonio insieme alla gastronomia Barbero che da sempre... Eh, fa questo nella vita, quindi un'istituzione a, a Torino e non solo. Quindi, tenteremo i torinesi con i tajarin fatti in casa, gli agnolotti, eh, la battuta di eh, Fassona, perché qua non facciamo eh, canina chiaramente, e tutte quelle tipicità, tutti quei eh, prodotti della gastronomia piemontese abbinati a diverse tipologie di tartufo. Perché in realtà, la bottega del tartufo offre. Tutti i tartufi che durante l'anno sono presenti in Italia. In Toscana abbiamo la fortuna di averne sette, qua ne abbiamo un paio che sono il bianco pregiato di Alba appunto e eh, in alcuni momenti il, il nero. Questo è quello che noi vogliamo fare, quello che facciamo già a Firenze, quello che già facciamo a Roma e quindi portiamo a Torino il nostro sapere di tartufi. L'hamburger di Chianina di Enrico Lagorio, prodotto con carni provenienti dai suoi storici allevamenti in Val di Chiana. Siamo al mercato centrale di Torino, come già la nostra presenza in quello di Roma, in quello di Firenze e in quello dei Gigli. Siamo allevatori di razza Chianina. E siamo stati, diciamo, seguiamo il percorso dei mercati per offrire parte delle nostre produzioni attraverso hamburger, sempre fatte appunto di razza Chianina, che è appunto la razza tipica della Val di Chiana, ovvero della Toscana centrale. I consumatori, che commenti fanno? Dunque, hanno, speriamo ottimi commenti perché, diciamo che ci, a qui ai mercati centrali ci togliamo delle grosse soddisfazioni perché il nostro prodotto va bene sia per i piccoli che per le famiglie che per i giovani e anche le persone anziane a, a, diciamo, apprezzano il nostro, il nostro prodotto. Il piatto di eccellenza qual è? Dunque, noi siamo stati chiamati chiaramente per l'hamburger, anche se la razza Chianina è nota e famosa per la bistecca alla fiorentina. Se qualsiasi persona che ci sta ascoltando vuole degustare la nostra bistecca alla Fiorentina di Chianina può venire in Val di Chiana nella nostra azienda agricola dove abbiamo un grande complesso per poter ospitare e fare agriturismo. Qui al mercato centrale siamo con gli hamburger di Chianina perché per noi essere qui è anche un'esigenza di produzione, in quanto la razza Chianina non è fatta solo di bistecche ma anche di secondo taglio e il secondo taglio noi proponiamo la nostra offerta con questi hamburger. La pasta fresca di Egidio Michelis con i suoi piatti che raccontano storie e tradizioni del Piemonte. Noi siamo produttori di pasta e in questa occasione, come anche per quella di Roma, abbiamo allestito una somministrazione e siamo diventati ristoratori, ma con i nostri prodotti. Quindi cuciniamo ciò che produciamo. Quindi voi avete la ditta dove? A Mondovi, provincia di Cuneo. I prodotti del territorio trasformati, qual è il vostro piatto forte o la vostra specialità? Beh, assolutamente i piatti della tradizione, quindi la violina alpina con un ripieno di carne e verdura cucinati al fondo bruno, oppure i classici tagliolini di Langa eh, con un ragù, oppure con il burro fuso e parmigiano. Mercato centrale Torino è aperto 365 giorni l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 8 a mezzanotte. Eventi in primo piano, ci spostiamo a Santena, nel Torinese, per la fiera dedicata all'asparago, e poi nell'Astigiano, precisamente a Villa Franca, per la manifestazione maiale d'autore, e infine nel Cunese, in frazione Baraccone a Castagnito, per fiori e piante protagonisti. Dal 10 al 19 maggio siamo tutti invitati a Santena, siamo dunque in provincia di Torino per questa importante manifestazione che ritorna puntuale a metà maggio. Siamo giunti alla 86 edizione di questa saga dedicata all'asparago di Santena. Innanzitutto l'asparago dunque possiamo dire che è il vostro prodotto tipico d'eccellenza, prodotto principe. Esattamente, anche quest'anno Santena per l'86 volta si veste a festa per fare per festeggiare appunto quello che è il suo prodotto principe, il suo prodotto d'eccellenza che è il nostro asparago. Asparago che arriva, come, abbiamo qui davanti, come possiamo vedere davanti a noi, da un territorio assolutamente evocato e preparato per coltivare gli asparagi, quindi i complimenti vanno in primis ai nostri agricoltori che sono bravissimi nel portare avanti questa tradizione ormai centenaria di produzione degli asparagi, introdotta da Cavour che è l'altra eccellenza santenese. A cui, naturalmente, eh, non possiamo che dedicare un pensiero importante, un ringraziamento da quello che ha fatto 150 anni fa e che continua eh, così di, di soppiatto a fare tutt'oggi, ancora nel senso che ci ha dato le linee guida per insegnarci a coltivare gli asparagi, per aiutarci a coltivarli meglio e per venderli anche al meglio, non solo da un punto di vista commerciale, ma proprio di città. Quindi la città che ospita l'asparago, con il suo terroir, per dirla alla francese, è un bellissimo territorio che vi invito a visitare con le sue eccellenze: in primis l'asparago, il Castello di Cavour e naturalmente tutte le altre. Attività, i nostri ristoratori per non dimenticare ultimo, ma certamente non ultimo in ordine di importanza la Proloco, che anche quest'anno per dieci giorni allietterà la città con la sagra dell'asparago. Immagino dunque che sia un bel gioco di squadra. Dieci giorni di manifestazioni eh. con l'amministrazione comunale, con la Proloco e con coloro che ovviamente vi daranno producono l'asparago. Certo, i nostri produttori di asparagi, l'associazione produttori di asparagi. Che produce appunto i nostri asparagi, i nostri asparagi santenesi che sono riconoscibili dal marchio di produzione che vedete affisso sui nostri mazzi di asparagi. E da quest'anno c'è un'altra novità: alcuni altri prodotti d'eccellenza santenesi vengono riconosciuti dal logo della Deco, che è la denominazione di origine comunale. Ci sono prodotti importanti a Santena, ci sono diverse eccellenze. Adesso non sto a citarli naturalmente per non fare torti a nessuno, ma venite a scoprirli dal 6 maggio eh, in prefiera e dal 10 al 19 maggio in fiera ci sarà appunto questa presentazione dei prodotti Deco santenesi. Non dimentichiamo naturalmente i ristoratori, che sono coloro i quali poi questi asparagi fantastici li trasformano e li fanno diventare. Belli non solo alla vista ma anche buoni al, al palato. Signor Domenico, leggiamo sulla locandina, stand gastronomici, musica, street food, laboratori, eventi, mostra mercato. Possiamo dire che dal 10 al 19 maggio ce n'è veramente per tutti i gusti in quel di Santena. Sì, ce n'è veramente di tutto. Quest'anno poi la nostra fiera, diciamo la nostra sagra. Ha, ha subito un profondo rinnovamento. Quindi, questo lo, ci tengo a dirlo: che abbiamo fatto addirittura due piazze: una per il, lo street food, per il, il mangiare, per tutte queste cose, e un'altra piazza per gli spettacoli, che questo qua è praticamente nel venerdì, sabato e domenica nel fine settimana. Io adesso elenco un attimino quali sono le cose più importanti. Partiamo dal 10 con l'inaugurazione con Sonia De Castelli. Poi ci sarà la sfilata. Folcloristica con l'investitura di personaggi diciamo, storici di Santena: la, la Bella Sparzera e, so e Socia Tarin. Poi praticamente sabato abbiamo i Folkstone, eh, domenica c'è la Cinemania, eh, poi c'è Pensiero Vagabondo, mercoledì eh, abbiamo Matteo Bensi che è un'importante orchestra. Poi abbiamo gli Explosion eh, al sabato, 18 maggio, e terminiamo con la Tarantinata. Inoltre abbiamo anche per i, i giovani, per i ragazzi, abbiamo le, un programma di tutti i laboratori con lo show cooking, abbiamo laboratori per i bambini, insomma, ce n'è per tutti. Volevo ancora aggiungere solo questo, che tutte le manifestazioni, anche in caso di maltempo quest'anno saranno tutte al coperto. Torna a Villafranca d'Asti, maiale d'autore, intanto il maiale è un animale del territorio con cui si produce un eccelso salame cotto, quindi si parte da un prodotto del territorio eccellente per creare poi una fiera attorno a questo evento. Eh sì, il maiale d'autore perché come ha detto lei appunto è il maiale simbolo del territorio con produzione Villafranca ed intorni di salame crudo e cotto pregiati, e quindi ci sarà l'11 e il 12 eh, maggio questo maiale d'autore con nove Proloco che partecipano, coordinate dalla Proloco di Villafranca che mh, prepareranno dei piatti tipici a base del maiale. Appunto. E poi bancarelle, festa per tutto il giorno. Sì, eh, la domenica c'è anche il convegno, non il concorso come gli altri anni, ma è un convegno proprio sul maiale, sui prodotti salame crudo e cotto. E poi c'è la passeggiata per il, cent il centro storico di Villafranca. Il Comitato Spontaneo di Baraccone ha organizzato per mercoledì 1 maggio la ventitresima fiera di fiori e dei piccoli animali che si è svolta a Castagnito in frazione Baraccone nel Cunese. La giornata è stata ricca di iniziative e di sorprese, tantissime le novità in fiera, numerosi espositori di animali, fiori, piante, creazioni a mano dei vari obbisti e mezzi agricoli. Una manifestazione nata per le famiglie e continua a essere tale anche se negli anni... Comunque si è evoluta perché io mi ricordo le prime edizioni erano veramente con pochissimi animali, quattro bancarelle, un roba di questo genere qua. E che edizione siamo arrivati? Alla ventitresima edizione. Io ho avuto l'onere e l'onore anche di, di prendere questa manifestazione dopo un po' di anni che, era, insomma, che, che si svolgeva e costituirla no? veramente a norma di legge, dandosi un regolamento in Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, e, e quindi di consolidarla e vederla crescere, perché comunque fino a tre anni fa non invadevamo la provinciale, insomma sì. è stata tutta un'evoluzione. Un e devo dire che eh, però si è sempre mantenuto fede alla finalità, no? che è quella di mantenere comunque una manifestazione per la famiglia, per la gente, ecco, per la gente. Sì. e allora... è, è tale rimane. Ed ora tutte simbolicamente in cucina per presentarvi e proporvi una gustosa ricetta. Siamo nel ristorante Vale Un Perù, io sono Miguel Bustinza, chef e proprietario insieme a mia moglie Patrizia. Oggi vi presenteremo la preparazione di uno dei nostri piatti più rappresentativi, ovvero il sevice. Abbiamo in questo caso gli ingredienti che sono necessari per la preparazione del sevice. Cinque alla base sono quelli più importanti in assoluto, ovvero pesce. In Italia noi usiamo la ombrina, in Perù è sicuramente molto più frequente lavorare con la corvina, questo è molto simile, è un parente molto stretto della corvina e quindi va molto bene. Allora abbiamo oltre al pesce ovviamente la cipolla rossa, il sale, il lime, il peperoncino che sono molto importanti, oltre al pesce sono i cinque ingredienti necessari. Come contorno useremo la patata dolce, il camote, il mais cioclo peruviano che è bollito. Abbiamo anche un altro tipo di mais che è quello cancia che va tostato ed è croccante. Il piccante lo potete regolare voi come volete, poco, tanto, normale, quanto basta. Noi peruviani amiamo anche questa erba fresca che è il coriandolo. Chi non la vuole non la può usare, non è un ingrediente indispensabile nel ceviche. Bene, proseguendo con la ricetta abbiamo già pronto il filetto di pesce. Abbiamo detto in questo caso stiamo lavorando con l'ombrina e cruda e in sicurezza battuta. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti. Procediamo con la preparazione del sevice. Dobbiamo tagliare il nostro filetto di ombrina in cubetti leggermente grossi, non molto, potrebbe cambiare la dimensione. In base al piacere, chi magari lo vuole in cubetti un pochino più piccoli o chi preferisce i cubetti un pochino più grandi, e quello è già una questione personale. Io preferisco i cubetti che non siano troppo piccoli, mi piace sentire bene il gusto del, del pesce crudo, potete fare altrettanto voi, o come dicevo, se volete tagliarlo in cubetti più, più piccoli. Una porzione è personale e pari a un etto, un etto e 30, esagerando un etto e 50, ricordiamoci che trattasi comunque di pesce crudo e quindi non troppo abbondante, faremo che marinare molto velocemente i nostri cubetti di pesce. Una volta tagliata l'ombrina, aiutandoci con un contenitore, io sto usando una bulle di acciaio, mettiamo il pesce qui dentro. E possiamo vedere che deve essere abbastanza capiente per poter marinare il pesce. Metteremo per prima cosa il sale. Questo è importante per far uscire i gusti del pesce, l'umami del pesce. Quindi, metteremo del sale per una porzione di 200 grammi basta per due persone, mezzo cucchiaio di sale ed iniziamo a girare il pesce. Bene, dopo aver messo il sale ai cubetti di pesce dobbiamo procedere con il succo di lime. Ok? Senza spremere troppo, a noi bastano solo eh, il succo senza estrarre gli oli grassi della buccia perché sennò poi rende amaro il piatto. Quindi, più o meno a metà schiacciamo il nostro lime, uno, due, a seconda di quanto succo possa avere il lime e non di più. Ok? Otterremo questo risultato, il sale che ha fatto fuoriuscire i gusti del pesce e il limone al momento di incontrare il sale con il pesce daranno vita a quello che poi sarà la lecce del tigre, ovvero l'essenza del cevice nel piatto. Bene, mentre il pesce inizia a marinare con sale e lime, prendiamo due foglie di coriandolo per chi lo vuole naturalmente, per noi che siamo fuori dal Perù è un gusto che ci ricorda a casa, quindi ci avvicina un po' a casa, mettiamo solo un pochino di foglie di coriandolo, metteremo anche, questo come abbiamo detto a piacere, un po' di peperoncini, mettiamo un pochino di piccante, questo a vostro piacere. Diciamo che il ceviche è tra i pochi piatti peruviani che nascono piccanti. In realtà, in realtà noi mangiamo piccante sì, ma sono delle salse messe a tavola, chi desidera ne aggiunge quanto vuole, se lo vuole. Bene, adesso ho marinato per 3 minuti circa. Il limone, il sale, il peperoncino e il coriandolo hanno dato vita a quello che noi chiamiamo lecce de tigre, ovvero la marinatura che accompagnerà la degustazione del piatto. Abbiamo un piatto, fondo principalmente per evitare che la lecce del tigre si allarghi e poi non possiamo gustare bene il sevice. Sistemiamo i cubetti di ombrina nel piatto e qui con la lecce del tigre. Decoriamo con un po' di cipolla rossa tagliata a julienne, i nostri due tipi di mais peruviani. Abbiamo questo cotto che è il cioclo, e questo croccante salato, appunto, che darà quel tocco di croccantezza necessaria. L'equilibrio finale lo dà il camote, ovvero la patata dolce. Quindi lime acidulo, sale, coriandolo, cipolla fresca e anche patata dolce. Dal ristorante Vale Un Peru di Torino questo è il nostro sebice classico di ombrina. Buon proveccio! Ed è davvero tutto anche per questa settimana, Rotocalco Obiettivo Agricoltura ritorna puntuale domenica prossima. Vi lascio come di consueto alla rubrica Fedagri Conf Cooperative dedicata ai 60 anni della cantina di Clavesane. Come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci e buon proseguimento in nostra compagnia.